Che bello il mondo interista, bellissimo. Oggi intanto Luca Palamara, oggi o ieri, adesso non ricordo, ieri penso. Luca Palamara che è un ex PM di Farsopoli, che cioè più che altro non è che ci condannò, perché comunque in primo grado, dato che la curva nord dell'Inter scrive che noi non rispettiamo le sentenze, la curva nord e la curva nord. Farsopoli, ok, la sentenza in primo grado disse esplicitamente su un pezzo della sentenza che non vi è prova di nessuna alterazione di nessuna partita a favore di uno o dell'altra contendente. Quindi, dato che voi ci dite che non rispettiamo le sentenze, noi le rispettiamo, voi non rispettate invece le sentenze del campo. Che il campo diceva che noi siamo arrivati a più 15 su di voi a 91 punti, teste di cazzo. Bene, siccome hanno fatto un papiro, adesso che c'è l'ufficialità di Conte, comunque il PM, l'ex PM di Farsopoli, che da una parte dicevano noi accettiamo la B data dalla giustizia sportiva, e dall'altra invece in parallelo dicevano che non c'era nessuna partita alterata, infatti quando si chiedono le partite falsate dalla Juventus, nessuno risponde perché di fatto non ci sono. Questo qui è stato condannato perché ha favorito una nomina per 40.000 euro, questo ex PM appunto. Quindi, comunque, siccome appunto la Curva Nord ha ribadito più volte che noi non rispettiamo le sentenze emesse per quanto riguarda la giustizia sportiva da vostri scagnozzi, ricordiamocelo, quindi non valgono nulla a mio avviso. E se noi dobbiamo rispettare le sentenze, dovreste rispettarle più pure voi, perché ricordiamoci i passaporti falsi di Recova, che sono stati di fatto dimostrati, e dovevate perdere 2-0 Tavolino ogni partita nella quale ha giocato anche solo un minuto Recova, e quindi dovevate assolutamente retrocedere in B. Però lì vi siete salvati. Voi non avete l'angelo custode, voi avete un diavolo custode che vi salva sempre dalle situazioni di merda, come l'illecito sportivo commesso dalla vostra società e dal vostro presidente, che purtroppo adesso non c'è più. La Juventus non fece mai un illecito sportivo, e questo lo testimonia anche la sentenza di Farsopoli. La Juventus ha, anzi, la Juventus Mozzi, al massimo, è stato condannato per tentata frode sportiva. Tentata frode sportiva. Per la frode sportiva tu dovevi essere punito nella tua categoria con qualche punto di penalità. Ragazzi, guardiamo il Palermo. Il Palermo per illecito amministrativo meritava la Serie C, e invece è stato praticamente ripescato in Serie B. Tanto per dirvi, e questo dimostra che qualora noi avessimo continuato quel cazzo di ricorso, la B non l'avremmo mai fatta, e quella cosa Jelka non gliela perdonerò mai io, mai, mai. Comunque, questo, siccome rispettate le sentenze, bene, rispettiamo le sentenze. Voi avete fatto un illecito sportivo, voi meritavate la B, voi l'unica cosa che avete rispettato è la prescrizione, basta, voi infatti siete dei prescritti. Ok, adesso arriviamo anche al dunque. Quindi, quel comunicato del cazzo, gli scheletri nell'armadio, voi ne avete di scheletri? Dal 60 ne avete, con Herrera, dal 60 ne avete di scheletri nell'armadio. Fanno la morale sti stronzi, vabbè. Comunque, a parte questo, allora. Ladri, doppati, scommettitori, tutte cose che ci date voi, e poi vi prendete Asamoah, Marotta, Conte, ma fosse solo di adesso, no? Prima Trapattoni, Lippi, poi la Juventus scarsissima che ha vinto meritatamente sul campo, però per voi no, ha vinto dietro le quinte, no? Arbitri, queste cose qua, per voi sempre. Quindi poi andate a comprare però Ibrahimovic, Vieira. Quindi, vedete, voi attaccate la Juventus, ci date da sempre dei ladri, da sempre degli sleali, e da sempre comprate nostri pezzi. Coglioni siete, siete una massa di coglioni, ok? Questo siete. Da sempre, da sempre.
Fantastico, fantastico. Ah, altra cosa, ieri Conte io non l'ho difeso, io ho detto semplicemente che è un professionista. Conte, adesso io non lo considero traditore, adesso che poi è arrivata l'ufficialità stamattina, vabbè. Io adesso lo considererò come considero tutti gli interisti e tutti i tesserati dell'Inter, un nemico. Chiunque va in quella società, io lo considero un nemico. Anche se Antonio Conte ad andarci, per me è un nemico. Allo stadium però io vorrei vedere e sentire indifferenza, né tantomeno applausi, ma neanche fischi, perché con i fischi si dà importanza alla persona, si dà importanza anche agli avversari. No, l'indifferenza uccide. Ok? Ovviamente si parla sempre sportivamente parlando. Io Conte non l'ho difeso, ho semplicemente detto che sono professionisti, fanno delle scelte professionali e per una scelta professionale non può essere elevata una stella. Quello ho detto. Poi, per quanto mi riguarda, Conte lo considererò assolutamente un nemico come considero nemici tutti gli interisti. Ovviamente parlo sempre sportivamente. Ok. Questo è quanto. Ma è tanto per farvi vedere, insomma, l'incoerenza interista, no? Ladri, scommettitori, Conte, no? Che poi è stato assolto dal CT nazionale, dopati, assolti pure lì, ma ovviamente loro dicono che siano stati prescritti. La prescrizione è arrivata per l'abuso di farmaci, semplicemente perché c'erano in cantina più farmaci del dovuto e basta. Non è stato mai dimostrato che ogni cazzo di prepartita ci distruggevano di farmaci, assolutamente. Per il doping invece siamo stati assolti, ok? Perché sono state due sentenze. Quindi informatevi, capre. Ecco. Questo è quanto, ragazzi. Voi siete incoerenti, incoerenti da sempre. E quando voi parlate, perché ho letto il comunicato Cura Nord dello stile Inter, beh, lo stile Inter è falsare i processi, è passare sempre per vittime. Distruggere le squadre più forti per vincere qualcosina sul campo, che poi di fatto è la conseguenza di quello che avete fatto in tribunale. Vincere in tribunale, vincere in tribunale non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Noi almeno questo detto lo tiriamo fuori sul campo, dato che voi avete accusato anche questo detto, questa frase. Ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus, e viva l'incoerenza interista. Mandate a cagare.